Sì. Okay. Allora, dico solo due cose. Sono le 17 meno 10. Insomma, ci sono ancora 6 interventi, se non sbaglio. Chiediamo nuovamente scusa a chi si era segnato ma non può intervenire. Vediamo, insomma, tutto quello che ha detto prima Francesco rispetto alla priorità dei firmatari e di altre cose. Però, chiediamo che, visto che nel dopo pausa siamo stati un po' meno ferrei sui tempi, adesso magari stringiamo un po', facciamo 4 minuti, così poi sono 5 veri, ok? Grazie. È complicato parlare dopo l'intervento di Sandro, anche perché penso che abbia detto una cosa che secondo me è centrale. Il punto di incontro oggi e di intreccio fra i diversi sono le pratiche sociali, il punto di verifica dentro la crisi e contro la crisi. È quello il luogo dentro il quale sperimentiamo chi siamo, dentro il quale ci conosciamo, ci intrecciamo nei territori. Ed è uno spazio pubblico che si costruisce dentro la materialità della crisi. Io penso che sia questo secondo me, uno dei punti sui quali dobbiamo ripartire oggi. Perché questa crisi, è stato detto, è una crisi costituente. È in qualche modo una forma di ristrutturazione del capitale. Ha due modi il capitale per uscire dalla crisi, o la guerra o la ristrutturazione feroce. Sta facendo tutte e due le cose oggi in Europa. La settimana prossima voteranno il six pack. Il six pack è, diciamo, chiude il processo del quello che noi abbiamo definito colpo di Stato monetario, la sottrazione delle decisioni in campo economico, finanziarie, per ridurre forzatamente il debito pubblico in italiano in eccedenza di 30-40 miliardi l'anno, fino a ridurre più dei 600 miliardi in eccedenza, con possibilità di fare delle multe, delle sanzioni economiche al nostro governo se non esegue quello che la Banca Centrale gli chiede. Un governo, questo, e ve lo ridico in termini molto semplici, che ha dovuto indurire la finanziaria perché Mario Draghi ha scritto una letterina di cui noi non abbiamo saputo, che gli ha detto che doveva indurire la finanziaria sotto l'esplicito consenso di Giorgio Napolitano. Una cosa gravissima, come è grave l'inserimento del vincolo di bilancio in Costituzione. È gravissimo perché se passa quell'inserimento lì la nostra Costituzione decade, perché la nostra Costituzione, fatta col sangue partigiano, dice una cosa, dice che questo Paese i diritti sociali spetta alla politica di esigerli. E se tu fondi la sovranità della nostra Costituzione sul pareggio di bilancio, l'elemento di progressività, l'abbattimento dell'ingiustizia sociale decade. Allora vado veloce. Prima Luca diceva del sogno. Allora, io sono per sognare, per fare un progetto, l'alternativa è una cosa seria. È importante capire chi lo fa questo sogno, qual è il popolo della crisi, qual è il soggetto che lotta contro chi oggi nega il futuro e dove lo esercitiamo, qual è lo spazio politico. Siamo sicuri che è solo l'Europa? O forse dobbiamo ragionare di quell'euromediterraneo come spazio politico in cui le insorgenze, da Atene a Piazza Tahrir, da Tunisi fino in Spagna, passando anche per l'Italia, sta determinando una nuova idea rispetto alla risposta da definire al ciclo costituente che il padronato sta costruendo in Europa, a crisi costituente, opposizione costituente. E allora, da questo punto di vista, io ci sto a giocare questa partita, ci sto a dire a De Magistris, ci siamo anche noi a Napoli, a costruire quest'idea di pubblico sociale che non si ferma alla dimensione dello Stato, ma che costruisce attraverso la partecipazione, la dimensione nel quotidiano, nella dimensione quotidiana dei bisogni sociali, risposte concrete, perché la politica o è efficace nella quotidianità, oppure rischia di essere un esercizio pletorico, parliamo fra di noi, ma quando usciamo da qua non abbiamo più la parola, la capacità di intercettare quel popolo della crisi. E allora finisco, il 15 ottobre. Io penso che il 15 ottobre dobbiamo fare una manifestazione larga di popolo per un motivo, perché in questo momento, come diceva Claudio Lolli, il nemico marcia alla nostra testa. La Marcegaglia sta utilizzando l'incapacità della nostra opposizione parlamentare per posizionarsi contro Berlusconi e gestire la transizione di questo paese. Noi dobbiamo rompere questa cosa. Dobbiamo dire alla Marcegaglia che per noi non ci rappresenta, che l'opposizione a Berlusconi siamo noi, che siamo in piazza e staremo in piazza finché non cacciamo questo governo di servi delle banche, e al tempo stesso dobbiamo mandare un messaggio a Mario Draghi, alla Merkel, alla Banca Centrale Europea, al Fondo Monetario Internazionale. Avrete a che fare con noi, avrete a che fare con questo popolo, avrete a che fare con un conflitto che produce processi costituenti di democrazia e nuova sovranità popolare.
Allora, invitiamo tutti a mantenere la pazienza ancora per circa 25 minuti, ci saranno 5 interventi, poi ci sarà un intervento conclusivo e poi leggeremo la mozione a cui stanno lavorando. Quindi adesso la parola a Alberto Campailla di Sinistra per di Pisa e poi Cristian Raimo del collettivo TQ. Ciao a tutti compagni e compagne, io veramente cerco di essere brevissimo anche perché è tardi. Alcune cose, io volevo porre anche accanto, diciamo, a tutta una serie di riflessioni importanti che sono state fatte in questa lunga giornata, anche il punto di vista, diciamo, di una soggettività sociale che negli ultimi anni, soprattutto a partire dal 2008, ha mostrato in qualche modo di essere in campo, di avere delle sue rivendicazioni, di riuscire a produrre conflitto sociale in questo paese, ovvero gli studenti. Rispetto a questo credo che gli studenti hanno fatto nel corso degli anni un passaggio, anche un salto di qualità, ovvero dalla rivendicazione vertenziale, diciamo, rispetto alla questione dei fondi, dei finanziamenti, a quello della riforma Gelmino, un salto di qualità quando abbiamo capito che qui il problema era anche un sistema di disciplinamento e quello della precarietà come sistema di disciplinamento esistenziale delle nostre vite. Credo che oggi ci troviamo in un momento diverso ed è per questo che oggi siamo tutti qua, chi è studente, chi è precario, chi è lavoratore, chi è metalmeccanico. Cioè è un momento nuovo chiaramente, nel quale la crisi in qualche modo ancora di più ci strangola e strangola in qualche modo le lotte, diciamo, che noi continuamente contribuiamo a costruire. Io rispetto a questo però voglio fare in qualche modo anche produrre alcuni dati anche di concretezza. Cioè cerchiamo in qualche modo noi nell'università, chi nelle scuole, chi nei luoghi di lavoro, cercare di produrre accanto, diciamo, a queste questioni più generali che affrontiamo della, diciamo, della lotta all'austerity, anche una produzione di piccole cose, di piccole pratiche che riusciamo a produrre, che sono piccola costruzione alternativa. Ovvero, nell'università, durante quest'anno, abbiamo affrontato il grande tema delle riforme degli statuti. Su questo abbiamo proposto di mettere in campo i referendum studenteschi, sono un'idea, diciamo, di democrazia diretta, diciamo, degli studenti e di partecipazione e di decisione. E allora rispetto a questo, se questo è la costruzione di una piccola alternativa, che non è, attenzione, la vertenza classica, le lotte che facciamo, ma è anche un dispositivo culturale nuovo che c'è in questo paese, perché se oggi a Napoli c'è il laboratorio della democrazia, di cui parlava De Magistris, che costruisce l'assemblea del popolo, e nello stesso tempo la FIOM dice, mette nella sua piattaforma il fatto che i referendum siano un elemento importante di decisionalità dei lavoratori rispetto ai contratti, non è un elemento a caso. Cioè dobbiamo cercare di coniugare questo tipo di livello. E allora, ed è su questo piano che ci giochiamo il nostro gioco, diciamo, rispetto all'alternativa. E anche rispetto a questo voglio dire un altro elemento. L'alternativa, e faceva bene chi diceva, non è dobbiamo andare a inseguire, diciamo, chi sta fuori, diciamo, da qui. Ma guardiamo al nostro, guardiamo all'Italia. I referendum hanno prodotto alternativa. Hanno prodotto alternativa per la capacità di organizzazione delle lotte che gli studenti, che i precari, che, diciamo, che la società civile è riuscita a produrre. Allora, ed è su quel piano che riusciamo a imporre l'agenda politica, a dire a Bersani che dopo 7 mesi ha dovuto dire che i sì non erano 3 ma dovevano essere 4. Ed è su quel piano che ci giochiamo l'imposizione all'agenda politica e ai partiti e di incidere nel quadro politico. Ed è su questo livello che dobbiamo ragionare. Io lo dico in generale, cioè cerchiamo di capire come su questo tipo di livello e su questa strategia riusciamo ad inseguire il sogno a produrre costruzione alternativa. Ma attenzione rispetto a questo. Questo non vuol dire che noi siamo autosufficienti rispetto al quadro politico o sindacale. È chiaro che bisogna guardare agli elementi di novità che vengono, io lo dico tranquillamente, da esperienze importanti amministrative che ci sono in questo paese. Ma stiamo attenti su questo piano, perché già in passato abbiamo in qualche modo delegato la politica di questo. E credo che il governo Prodi ci ha dato dimostrazione che quel piano non funziona. Non è se riusciamo a stare in Parlamento che riusciamo a incidere. Se riusciamo a incidere, se riusciamo a costruire un livello di mobilitazione nelle lotte, ma anche su questo, non in termini minoritari. Fa bene quando si dice noi dobbiamo aprirci e parlare con la gente. Allora anche su questo, il fatto che oggi c'era l'ARCI, che è una grande associazione nazionale che si occupa di sociale, che è nuova anche rispetto ad assemblee di questo tipo, o il fatto che in questo posto ci siano tutta una serie di soggetti, di stanze, che hanno una cultura politica così diversa da noi. Questo è un elemento di positività. Ed è su questo piano che va giocato il terreno della contaminazione e della riproduzione, in qualche modo, del